e quindi l'introduzione del risk-based thinking, pensare attraverso la formula del rischio, o il pensare basandosi sui rischi. Questo era per sdrammatizzare un po', nel senso che rischio, nell'accezione del termine, alla maggior parte delle persone comincia a indurre una sensazione di malessere, perché pensi che sia qualcosa con il quale è meglio averci poco a che fare. Perché se rischi, ti va storto qualcosa, non è che ti vada dritta qualcosa. In realtà la valutazione del rischio serve per prevenire che qualcosa ti vada storto. Quindi cerchi di capire quali possono essere le cose che ti vanno storte. E abbiamo fatto una prima ipotesi, no? Pensando a un baldo giovane che deve andare all'appuntamento con l'anima gemella, e quindi il rischio sta fra arrivare e non arrivare, perché ci sono tutta una serie di cose in mezzo che, se non valutate in maniera corretta, possono portarti a fallire il tuo obiettivo. Il rischio è, dopo lo vedremo, l'incertezza che ho di raggiungere un obiettivo. Quindi possa essere impegni di lavoro, scelta dell'abito, percorsi, gente che ti ferma per strada, farti tardi, tutta una serie di cose che, se le valuti e cerchi di prevenirle, hai più possibilità di raggiungere il tuo obiettivo che se non le valuti e lasci che le cose vadano a caso, e quindi puoi avere due risultati diversi. Qualcuno mi ha detto che non è detto che lui sia il più sfortunato, ma qui lo dico che lo nego. Il circolo virtuoso della gestione del rischio è molto simile al circolo virtuoso del PDCA, perché c'è l'identificazione, la valutazione, il trattamento e il monitoraggio. Diciamo che l'identificazione fa il paio con la pianificazione, ma poi il resto, tutto sommato, è abbastanza simile. E ci sono alcuni settori che conoscono benissimo o abbastanza bene questa tipologia di analisi, e sono tutti i prodotti coperti da direttiva macchine, per esempio, dove all'interno del fascicolo tecnico c'è l'analisi dei rischi. Quelli che lavorano nella sicurezza alimentare, dove c'è l'analisi di contaminazione del prodotto, o di avere il prodotto sia avariato. Il settore automobilistico ha dentro di sé, nella norma del settore automobilistico, c'è la valutazione del rischio, sicurezza informatica. L'8108, che conoscete tutti, per la sicurezza del lavoro, è un altro modo per valutare i rischi, l'elettronica di consumo, insomma. Non è una cosa che non si conosceva, c'è una norma apposta che era stata anche citata all'interno della 9001, che poi è stata tolta, che si chiama 31.000, che spiega come fare la valutazione dei rischi. È un tomo alto così. E quindi diciamo che è un tema abbastanza noto. La difficoltà è sempre farne un buon uso, cioè fare una buona valutazione del rischio. E dato per scontato che il rischio è l'effetto dell'incertezza sul risultato atteso, quindi quanto rischio di raggiungere quel risultato, o quanto rischio che i miei 1.000 euro investiti in borsa diventino 900, o anche il contrario, quanto rischio che non diventino 1.100, no? Quindi è semplicemente una valutazione tra una situazione che io considero la mia situazione di arrivo e lo spostamento rispetto a questo dovuta alle variazioni. Vedete che anche qui il rischio è valutato in base al suo contesto. Nel paragrafo della norma c'è che nel fare la valutazione dei rischi bisogna tenere in considerazione il contesto dove siamo, quindi può anche essere reversibile lo sviluppo del contesto. Cioè, se io faccio la valutazione dei rischi e nei rischi identifico che posso avere delle difettosità legate al contesto, vado a vedere quali sono gli aspetti del contesto che mi provocano delle variazioni. Questo è proprio come lo dice la norma, e vedete che dice: una volta analizzato il contesto, la
azienda deve individuare rischi e opportunità, delle quali fino adesso non vi ho parlato, ma che vanno in pandan con i rischi, legate ai requisiti di prodotto e di servizio e alle aspettative delle parti interessate, per assicurare che il sistema di gestione della qualità raggiunga i suoi obiettivi. Quindi vedete che siamo nella sfera del prodotto, servizio ed eventuali requisiti delle parti interessate. E siccome le parti interessate me le scelgo, potrei anche fermarmi al cliente. Quindi la valutazione dei rischi e delle opportunità è legata alla conformità del prodotto o del servizio. Metodi per fare l'analisi dei rischi ce n'è più di uno. Sono quasi tutti basati sulle difettosità, cioè quando fai un'analisi dei rischi parti quasi sempre dal concetto di difettosità e da tutta una serie di conseguenze. E quindi è basato sulle non conformità effettive o potenziali. Quindi cosa se l'analisi del cosa se è quell'analisi che dice ma cosa succede se cambio lo spessore di una cosa, cosa succede se i sacchetti per la raccolta li faccio più sottili, cosa succede se al posto di passare una volta alla settimana passo una volta in due settimane, cosa succede se l'umidità del materiale è più alta o più bassa, che è un giochino carino da fare, e qui nasce l'opportunità, è un giochino carino da fare quando uno cerca l'efficienza. Cioè, se io ho un materiale, un tubo, con uno spessore 3 mm e naturalmente lo compro a peso e mi pesa un chilo al metro, se lo spessore può essere 3 mm e 2 mm e garantisco la conformità del prodotto, ho risparmiato il 30% di materiale. Se al posto di fare i giri che devo fare ne faccio uno di meno, ho risparmiato un terzo o un quarto o un quinto, quello che è, sulle spese che ho. Quindi vedete che sto facendo una valutazione di quanto rischio se riduco non la performance del mio prodotto, ma il valore del mio prodotto. Perché sto dando un servizio, sto dando al mio cliente un prodotto o un servizio che ha caratteristiche superiori a quelle che sono le sue necessità. Il mio prodotto andrebbe bene lo stesso se anche lo facessi con spessori più piccoli. Quindi colgo l'opportunità di avere più margini. Oppure, sempre per rimanere nelle opportunità, un mio cliente mi chiede una maggiore performance di prodotto, quindi di fatto mi fa affrontare un rischio. Se la mia macchina viaggia a 200 km all'ora e al contrario, se io sono un produttore di auto e alla velocità di 200 km all'ora faccio 20 con un litro, il mio mercato mi chiede a parità di consumi di fare 2,40, sono in una condizione di rischio perché non so se riesco a dare auto in grado di fare questo, ma nel momento in cui ho raggiunto quell'obiettivo io ho un prodotto più performante di prima e sono in grado di metterlo sul mercato, quindi sfrutto l'opportunità di avere un prodotto più performante. Quindi vedete che ai rischi c'è sempre legata l'opportunità o di riduzione dei costi o di migliore performance nell'ambito generale. Quindi il cosa se, l'analisi causa-effetto è molto simile al cosa se, l'analisi delle difettosità, failure mode effect analysis, è una modalità con cui si vanno a valutare i guasti, l'albero dei difetti o questo o qua in realtà nasconde una possibilità, come dire, di basso livello. Cioè l'analisi delle non conformità in sé per sé, no? È comunque un'analisi del rischio. Perché? Perché se so che il mio prodotto è difettoso e lo è in una certa percentuale, quota a parte lo so che può diventare anche presso il mio cliente. Quindi se io ho e comunque so di essere difettoso presso il mio cliente in tutti quei casi dove lui si lamenta o in tutti quei casi dove deve intervenire in garanzia. Quindi di per sé lo so già o potrei già sapere le aziende bravine che tengono questi dati qual è la probabilità, il rischio che sul mercato arrivino dei prodotti difettosi. Esattamente quelli che mi tornano indietro per le riparazioni, esattamente quelli che devo sostituire in garanzia se vado avanti così. Okay? Quindi potrei anche, che è una cosa abbastanza semplice da fare, no?
e dove mi posso alloggiare se non ho voglia di complicarmi la vita più di tanto. Quello che noi proponiamo e proporremo, dopo lo vedremo, è questo strumentino qua, che è il più facile da adottare e che è anche quello più, che è utilizzato nell'ambito dell'automobilismo, però è una proposta che facciamo nell'ambito dei servizi, diciamo così, già fa un po' più fatica, ma nell'ambito del prodotto è usato molto. L'unico problema che ci si trova davanti è che quando uno ha 50 famiglie di prodotto, vuol dire che ne fa 50. Quando uno ha tante famiglie, perché farne uno per codice sarebbe un suicidio, ma lo fai per famiglie di prodotto, no? E però quando hai 10 famiglie di prodotto, vuol dire che fai 10 di queste analisi qua, ci metti 2 ore l'una, non è sempre tempo. Quindi diciamo, quello che noi proponiamo è questo modellino qua, che è FNEA. È un modellino che, una volta che hai identificato i fattori di rischio, va a fare un calcolo di probabilità per gravità e vulnerabilità, ottiene un prodotto con un valore. Se questo prodotto è inferiore al limite accettabile, continua il monitoraggio, cioè di tanto in tanto vado a vedere se si è standardizzato lì o se è cresciuto o diminuito. Se invece è maggiore, quindi non è minore, decido di trattare il rischio.